Siamo con il mister Bencardino, 4-2, una brutta sconfitta e un secondo tempo caparbio, però nulla da fare. Vinto la squadra che ci ha creduto di più e che l'ha meritata di più. Noi, quando si regala così tanto, è logico che diventa dura la partita. Però sono errori che ci possono stare. Paghiamo appunto tanta inesperienza di tanti uomini. Dopotutto è una squadra che sono due o tre che hanno fatto la categoria, gli altri hanno sempre fatto prima categoria e si vede nei momenti cruciali che pecchiamo di ingenuità, di giocate non all'altezza, però dai. Sono contento di quello che ha fatto questo gruppo, dobbiamo fare ancora qualcosina e finire il campionato come meritiamo e come la società voleva. Cioè, non possiamo lamentarci dell'impegno e della voglia che ci stanno mettendo questi ragazzi. Fisicamente però un po' sottotono, vi schiacciavano ovunque oggi. Ma non è una questione fisica, è una questione di testa, no? Non è che uno corre di più o di meno. È questione di entusiasmo, è logico, quando prendi due gol come li abbiamo presi noi diventa dura poi reagire, però avevamo avuto anche una buona reazione. Abbiamo riaperta la partita e l'abbiamo chiusa con ingenuità, poi l'abbiamo di nuovo riaperta. Abbiamo avuto noi la palla del 3-3 clamoroso, non l'abbiamo fatta e poi ci hanno punito alla fine. Però torno a ripetere, complimenti al Taggia, se l'è meritata e gli auguro di finire bene quello che vogliono fare, come auguro all'Ospedaletti di vincere, come auguro alla Sanstevese di salvarsi. Per noi del Ponente è un buon risultato. Tutte le squadre stanno facendo quello che devono fare, dai. Perciò tifiamo per tutte le squadre di qua. Grazie, mister. Prego.